Salve a tutti ragazzi, benvenuti ma soprattutto bentornati su Fasi Channel. Nel video di oggi vi parlerò del mio nuovo tappetino per il computer desktop. È un tappetino da gaming e mi è piaciuto un sacco. Chi mi conosce sa qual è il mio punto debole, chi non mi conosce glielo dico: sono i LED. E quindi questo tappetino da gaming XL mi è piaciuto particolarmente proprio perché ha tutti i LED intorno che si illuminano e possono anche cambiare le varie tipologie di illuminazione, la colorazione, dopo ve la faccio vedere. Ma prima di tutto, sigla! Ok ragazzi, allora questo che ho qui è il mio vecchio tappetino da gaming. Non che io sia un giocatore da PC, perché in realtà mi piace giocare da console, però le cose da gaming mi piacciono e quindi già avevo il tappetino da gaming. Questo qui è quello di Amazon Basics e non lo pagai neanche tanto, se non ricordo male circa 11 euro. Comunque poi vi lascio il link in descrizione, così se vi piace prendete questo. E niente, questo sostanzialmente è un classico tappetino di quelli in gomma e tessuto nella parte superiore, e già mi piaceva tanto perché non è XL, è XXXL, quindi è proprio grande, sembra quasi un tappeto. Soltanto che ragazzi, i LED hanno prevalso e quindi poffede, l'ho comprato. Tra l'altro l'ho comprato scontato perché avevo un codice sconto che ho condiviso nella mia pagina Telegram e nella mia pagina Instagram, ve la lascio qui sotto in descrizione, dove pubblico giornalmente delle offerte, e quindi invece di 22 euro ho pagato 16, e quindi ragazzi non ho saputo proprio resistere. Adesso lo vediamo meglio. La confezione ovviamente è abbastanza semplice, è una scatola di cartone ed eccolo qui. Questo è il tappetino. Non vi nascondo che in realtà io già l'ho visto, l'ho provato e mi è piaciuto un sacco ragazzi, e ve lo consiglio. Questo qui è il tappetino, come potete vedere è un po' più piccolo di quell'altro di Amazon Basics, però questo qua sostanzialmente era XXXL, era grandissimo. Però mi piacciono questi tappetini più larghi a prescindere dal scopo per il quale vengono utilizzati, perché quando per esempio digito o comunque quando ci poggio i gomiti sopra, mi piace che ci sia sotto un tessuto morbido su cui poggiarmi, anche perché il mio desktop è in cristallo e quindi è un po' scomodo, poi magari restano le macchie. Invece preferisco quindi non avere contatto con il vetro ma toccare il tappetino. Allora, il tappetino è questo qui, è molto semplice, sostanzialmente è identico a questo di sotto, quasi identico, con l'unica differenza che ha questo tubicino in LED che è stato cucito attorno con del nylon. Infatti è sostanzialmente una striscia di LED a tubo che è stata ancorata ad un tappetino classico. La riuscita è davvero eccezionale. Qui invece a destra vi è il telecomandino per cambiare le varie impostazioni. Ha un semplice tasto qui dove, premendo a ripetizione, poi cambia la tipologia di colore e i giochi di luce. L'ingresso è micro USB e il cavetto è in dotazione, che è anche caduto. È questo, è un classico cavetto USB da un lato e micro USB quindi dall'altro lato, ed è a T, in modo tale che una volta inserito non occupa tanto spazio e non sporge, quindi non dà fastidio ed è anche più ordinato così. Ma adesso ve lo faccio vedere acceso e ci diamo un'occhiata più da vicino. Ok ragazzi, questa è la mia scrivania, in realtà è molto più in disordine di quello che sembra, però ho fatto un po' di pulizia per metterci il tappetino su. E la cosa bella è il vantaggio di avere il tavolo di cristallo è che i LED, una volta accesi, illuminano tutta la scrivania, quindi creano un fantastico effetto anche sotto, quindi fanno anche tra virgolette arredamento. Queste sono
Questa è la mia tastiera e il mio mouse della Logitech. Se non avete visto la recensione, ve la lascio linkata su. Questa è la lampada della, con i simboli della PlayStation, della quale pure ho fatto un video, quindi vi lascio linkato anche questo se non l'avete visto e se vi interessa. Allora, vi faccio vedere, questo è il tappetino. Una volta posizionato, ho collegato qui il telecomandino con l'ingresso micro USB, e per accenderlo sarà semplicissimo: basterà tenere premuto e si accenderà il mousepad. Allora, la prima colorazione è quella rossa e successivamente è possibile cambiarla con le altre semplicemente premendo il pulsante. Questo qui è l'effetto che fa quando la stanza più o meno è illuminata e già è abbastanza visibile, però di notte, di sera, ragazzi, fa un effetto davvero bellissimo. Quindi anche se non siete giocatori da PC, ma come me vi piacciono i LED, questo tappetino, oltre ad essere economico, è davvero molto interessante e bello. Una volta decisa, diciamo, una tipologia di colorazione, se lo andiamo a spegnere, quando sarà riacceso manterrà, quindi con una funzione memoria, l'ultima colorazione o effetto di colore che noi abbiamo scelto o abbiamo utilizzato per ultimo. Infatti basterà riaccenderlo e dovrebbe ripartire dal viola. Eccolo qui. Adesso ve lo faccio vedere anche con la stanza buia. Allora, gli effetti in tutto sono 12. Il primo è questo monocromatico rosso, poi abbiamo l'arancione, il giallo, il verde, il celeste, il blu, il viola e poi il bianco. Dopodiché passiamo a questo flusso arcobaleno, cambia da un colore all'altro in alternanza e ce li fa vedere tutti. Poi c'è quest'altro che è il mio preferito, quello che cambia progressivamente colorazione. Quest'altra che anche non è male, ho fatto tipologie di illuminazione. Poi c'è questa, dove ci sono degli accostamenti di colore che stanno bene insieme e girano a rotazione. Qui ovviamente c'è anche la tastiera. Poi andando avanti ritorniamo all'illuminazione monocromatica. Per spegnerla basta tenere premuto il pulsante per 3 secondi. Quindi ragazzi, avete visto, questo tappetino è davvero fantastico, mi è piaciuto davvero un sacco e quindi ve lo consiglio. Ve lo lascio linkato in descrizione qualora vi dovesse interessare. Vi lascio linkato anche questo di Amazon Basics, che anche se non ha i LED lo trovo comunque molto valido. Io lo utilizzerò per altri scopi, non da tenere in esposizione così, magari quando avrò bisogno di salvaguardare il tavolo. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto ancora e noi ci vediamo molto molto presto. Ciao!